Il prefetto Paolo Aspena, insieme a questore Terrazzi e il direttore dell'ASL Morganti, stamani ha visitato il punto unico di accoglienza organizzato al Pala del Mauro. Il prefetto si è complimentato con operatori sanitari e polizia per il servizio assicurato ai profughi ucraini. Una nota di merito anche ai volontari delle associazioni impegnati a gestire gli accessi alla struttura e anche a intrattenere i bambini a seguito delle madri in attesa di tamponi e certificati di presenza. Raggiunta una buona organizzazione grazie alla sinergia messa in campo, ha sottolineato il prefetto. Intanto da questa mattina sono entrati in funzione anche gli hub predisposti ad Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. Qui da stamattina c'è anche un rappresentante dell'ambito 5 che sosterrà anche per i contatti con tutti i comuni e i servizi sociali, in particolare per il profilo dei minori non accompagnati. Quindi devo dire, questo sforzo secondo me sta dando dei buoni risultati, c'è stato un supporto della Protezione Civile importante che ci ha consentito di allestire quella tenda all'ingresso per i tamponi, i gazebi proprio per accompagnare le situazioni meteorologiche un po' critiche. Credo che ci sia una buona organizzazione, abbiamo aggiustato nel corso della prima settimana alcuni dettagli, però credo che sia un'espressione importante che rispecchia la volontà di accoglienza di tutta la comunità irpina. E poi oggi firmiamo con i primi 11 sindaci degli accordi di collaborazione, anche qui espressione della volontà delle istituzioni di essere tutti insieme, ma anche della comunità di accogliere. Guardi, nel complesso sono arrivati circa 934 ucraini, di questi oltre la metà sono minori, però la maggioranza di questi minori sono per fortuna minori accompagnati, anche se la definizione giuridica di non accompagnato è il minore che non ha il genitore. Qui abbiamo una trentina di casi, ma fortunatamente quantomeno accompagnati da familiari, nel senso di nonne, zii, per cui c'è comunque la necessità di segnalarli ai servizi sociali, alla procura dei minori, ma c'è la possibilità di un affidamento a dei loro congiunti. Quindi non abbiamo ancora casi di singoli minori, salvo uno che è stato segnalato alla procura e di cui poi vedremo la gestione. Si sta immaginando anche di utilizzare al meglio il centro sociale, oltre a questo sforzo che è stato messo in campo c'è un po' di difficoltà dell'amministrazione comunale con i servizi sociali a cui abbiamo chiesto un impegno maggiore e quindi lo sforzo di Atripalda è particolarmente apprezzato perché ci consente di accompagnare questo percorso.